Assessore, cosa sta cambiando oggi rispetto alle promesse del passato per la zona falcata? Quali sono le novità effettive e la rivoluzione, se c'è, qual è? Guardi, sta cambiando, intanto secondo me c'è un cambio di passo e di interesse da parte del governo regionale. In termine fattivo noi siamo come governo impegnati a riprogrammare, a programmare la nuova programmazione dei fondi comunitari. Martedì abbiamo convocato un tavolo a Palermo per stipulare il protocollo in cui di fatto metteremo un punto fermo sul piano regolatore del porto. A quel punto, da quel momento in poi, credo che possano partire tutti quegli investimenti, tutta quella programmazione necessaria per sviluppare la zona della falcata. Conflitti di interesse superati nella zona? Tutti? Ma credo di sì, guardi, a me non risulta che ce ne siano mai stati, le dico la verità, come conflitto di interessi credo proprio di no. C'è stato un conflitto di competenze, che è una cosa diversa. La zona falcata è una zona complicata da un punto di vista soprattutto di titolarità delle aree. Ci sono stati nel corso degli anni dei contenziosi abbastanza lunghi, e credo che questo sia il momento per superare questi contenziosi. Nel 2014 ricorderete anche voi che venne l'assessore Vancheri e superò il contenzioso tra l'ente porto e l'autorità portuale. Oggi è arrivato il momento di superare anche questo contenzioso tra il comune e l'autorità portuale e finalmente dotare il porto di quello strumento di pianificazione necessario e indispensabile per poter programmare qualsiasi tipo di investimento. Siamo qui proprio per testimoniare che la nostra attenzione è assolutamente rivolta su questo territorio come su altri territori della Sicilia e vogliamo testimoniare che si lavora quotidianamente sia in sede regionale ma anche in sede nazionale perché finalmente la Sicilia possa uscire da questo incantesimo.